Buonasera a tutti, io sono Lanfranco Palazzolo, sono corrispondente parlamentare per Radio Radicale. Quando il professor Gaudio mi ha chiesto di moderare questo dibattito, io ho aderito molto volentieri perché ero stato, credo, uno dei primi ad intervistarlo quando aveva pubblicato L'urlo di Moro, Autenticità e Intelligenza Politica nelle lettere dalla prigione. Insieme al professor Gaudio cercheremo di fare delle riflessioni su Aldo Moro e su quello che è accaduto in quei 55 giorni, anche con Claudio Martelli, che all'epoca del rapimento di Aldo Moro era membro della direzione del Partito Socialista Italiano e che poi dal 1980 ha fatto parte della prima commissione Moro che poi nel 1983 elaborò le relazioni, le varie relazioni che poi furono discusse e votate in Parlamento nel 1984, proprio ai tempi del primo governo Craxi. Lo faremo anche con Concezio Berardinelli, che è stato un allievo di Aldo Moro, immagino alla Sapienza, che è stato docente di economia politica, ha lavorato per tanti anni come dirigente al Ministero della Difesa e ha avuto modo di conoscere Aldo Moro da allievo. Noi sappiamo che Aldo Moro aveva un rapporto molto speciale con i suoi allievi, anche durante il periodo del rapimento aveva scritto ad alcuni delle lettere ad alcuni di loro. Allora io non mi voglio dilungare troppo in un'introduzione. Il pregio del libro di Carlo Gaudio è stato quello di aver fatto, come hanno fatto anche altri, un'analisi sciasciana sul periodo del rapimento di Aldo Moro, analizzando le lettere e cercando dei codici, dei messaggi che Aldo Moro avrebbe voluto mandare alle persone che voleva sapessero quello che lui voleva dire anche in quelle lettere. Purtroppo sappiamo che ci furono addirittura degli appelli durante il periodo di Aldo Moro per sostenere che quello che veniva scritto nelle lettere di Aldo Moro non era il vero Aldo Moro. Ci fu un appello di intellettuali, amici di Aldo Moro, alla fine di aprile del 1978 che sosteneva questo. Non mi dilungo in altro. Lascio la parola al professor Gaudio che ha trovato una serie, un filone di verità che cercheremo di analizzare in questa relazione che vorrà farci, nella quale spiega che tipo di metodologia di studio ha seguito e soprattutto che approfondimenti ha fatto seguendo le immagini di Aldo Moro, le Polaroid di Moro durante il suo rapimento e che tipo di verità ha cercato di scoprire. Le passo la parola, professor Gaudio. Grazie, un ringraziamento di cuore a tutti voi che avete accolto con grande cortesia questo mio invito su un tema a me così caro che rimane nella storia del paese come una pagina tragica, indelebile, è una fonte di studio e di costante riflessione. Un ringraziamento in particolare ai gentili ospiti di questo prestigioso circolo del Ministero degli Esteri, al professor Claudio Martelli, al professor Concezio Berardinelli e all'amico giornalista Lanfranco Palazzolo. E ho lasciato al dottor Palazzolo le schede che ho mosso, di modo che anche il professor Martelli e il professor Berardinelli possano vedere quello che proietto sullo schermo. E mentre scorrono le diapositive che voi vedete e che ovviamente nel momento, ecco, mentre scorrono le diapositive che rievocano la strage, chiedo scuse perché devo farle scorrere anche qui sullo schermo e ovviamente nel momento del bisogno c'è un piccolo blocco. Ho bisogno un attimo del tecnico. C'è Stefano? Ecco. Ci deve essere qualche scollegamento dei cavi. Perché
perché adesso non girano le diapositive. Deve riavviare da capo. Sì. Ecco, grazie. Mentre scorrono le diapositive che rievocano la strage ad opera delle Brigate Rosse, dei 5 uomini della scorta e del sequestro Moro, vorrei chiarire 15 punti ancora oscuri, come ha accennato il dottor Palazzolo, o deliberatamente trascurati o deformati per allontanare da noi la verità, per celebrare quelli che domani saranno i 46 anni trascorsi da quei tragici eventi. Vado veloce perché poi sarà bello il dibattito e le domande e gli interventi del professor Martelli e del professor Berardinelli. Il primo punto riguarda la data dell'agguato. Si è detto che poteva avvenire il 14, il 15, il 16 marzo o anche successivamente, ma non è così. La data era prestabilita, era tutto premeditato e doveva essere proprio quel giorno, il 16 marzo del 1978. Prova ne è che la notte prima, il 15 marzo, in via Angelo Brunetti, due brigatisti rossi squarciano le quattro gomme del furgone di Antonio Spiriticchio, un fioraio che ogni buon mattino si recava in via Fani per vendere i suoi fiori. Ma la mattina del 16 marzo il fioraio Spiriticchio in via Fani non ci sarà. Ne è prova ancora che sempre il giorno prima, il 15 marzo, una nota dell'agenzia di stampa UP di Minio Pecorelli, uomo P2 inizialmente, legato comunque ai servizi segreti, riprende uno strano necrologio che annuncia il sequestro e gli eventi successivi, che compariva su Vita se era proprio il 15 marzo, il giorno prima di via Fani. Mercoledì 15 marzo il quotidiano Vita Sera pubblica a 2022 anni dalle Idi di marzo il genio di Roma onora Cesare, 44 a.C. 1978 d.C., proprio le Idi di marzo del 78 il governo Andreotti presta il suo giuramento nelle mani di Leone Giovanni. Dobbiamo attendere Bruto, chi sarà e chi assumerà il ruolo di Antonio amico di Cesare? Se le cose andranno così ci sarà anche una nuova Filippi? Ne è prova ancora che il 16 marzo alle ore 8:15, 45 minuti prima della strage, Renzo Rossellini a Città Futura lancia l'allarme. Forse oggi rapiscono Moro e lo denunciano poi nelle loro deposizioni almeno 3-4 testimoni, in primis Clara Giannettino, domestica del senatore Cervone, che dichiarerà il giorno stesso alla polizia di aver ascoltato alla radio 45 minuti prima della strage il suo annuncio, e poi lo farà Rosa Zanonetti e altri testimoni. Ma lo stesso Rossellini pubblicherà il 4 ottobre sulle Matin un'intervista nella quale dichiara: io ero personalmente all'antenna la mattina del 16 marzo e spiegai che le BR stavano facendo il giorno stesso un'azione spettacolare. Fra le tante ipotesi annunciai la probabilità di un attentato contro Aldo Moro. 45 minuti dopo Moro fu rapito. Quella mattina in servizio presso il centro operativo telecomunicazioni della Questura di Roma, che concorda con la scorta l'itinerario da percorrere, vi è un funzionario di Polizia di Stato, Antonio Esposito, il cui nome e numero di telefono saranno trovati nell'agenda di Morucci quando venne arrestato poi nel 30 maggio del 79, nonché negli elenchi della P2 di Gelli. E l'agguato scatta esattamente come programmato il 16 marzo alle 8:55. Moro esce da via del Forte Trionfale 79 come tutte le mattine, entra nella portiera posteriore sinistra alla Fiat 130 blu di ordinanza ma non blindata, guidata dall'appuntato dei carabinieri Ricci. Consentitemi qui di ricordare tutti i nomi dei 5 martiri della sua scorta: il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, e la 130 si dirige in direzione di via Fani e poi svolta su via Mario Fani, seguita dall'Alfetta Bianca
di scorta dove vi sono gli agenti di pubblica sicurezza, la guardia Giulio Rivera, alla guida il brigadiere Francesco Zizzi e la guardia Raffaele Liozzino. Alle 9.01 allo stop dell'incrocio con Via Stresa la 130 blu viene bloccata da una Fiat 128 familiare bianca targata CD e quindi con questa targa diplomatica non dà nell'occhio all'autista della 130 di Moro, sembra una simulazione di un incidente, e dice la commissione Moro 1, arrestatasi per l'inopinato impedimento, l'auto dell'onorevole Moro viene tamponata dall'autovettura di scorta. Il secondo punto riguarda uno dei numerosi falsi scoop di 40 anni dopo. Quando nella commissione Moro 2 si sbandiera come novità il fatto che la 130 di Moro non avesse tamponato la 128 guidata da Moretti, ma sia le foto dell'epoca che la relazione della commissione Moro 1 che ha ricordato il dottor Parasole era del 1983 lo avevano già raccontato, e cioè come voi vedete la 130 di Moro non tampona la 128 CD di Moretti, mentre l'alfetta di scorta tampona la 130 di Moro. Sono dettagli, ma purtroppo anche recentemente sono state impiegate decine di audizioni, perizie, libri, interviste, dicendo che questa è una novità, ma queste sono le foto del 16 marzo del 78. Il terzo punto è di nuovo un falso scoop di 40 anni dopo, il fatto che a Via Fani si sia sparato dai due lati della 130 blu. Ciò era già chiaramente emerso nella perizia del primo processo Moro, depositata a gennaio del 79. Dalla Fiat 128 scendevano gli occupanti, Moretti è una persona ancora mai ritrovata, che dispostisi ai due lati dell'auto dell'onorevole Moro aprivano il fuoco, sparando due colpi singoli. Perché è stato negato che si fosse sparato da destra? Perché i quattro brigatisti sulla sinistra della macchina avevano la divisa di Avieri e si è detto ma se si sparava da destra e sinistra si sarebbero colpiti fra di loro. La mia interpretazione dei miei studi è questa, che i due colpi singoli che uccisero il più bravo degli agenti di scorta, cioè il maresciallo Leonardi, da tutti considerati un grandissimo professionista, hanno dato l'avvio all'agguato. Quindi i due colpi, l'uccisione a freddo del maresciallo Leonardi, ripeto, la macchina targata CD non aveva dato nei primi pochi secondi il sospetto di un agguato, e poi le sventagliate di Mitra che avvengono quelle sì da sinistra. Il quarto punto riguarda il numero dei brigatisti a Via Fani. Morucci parla prima di 7, poi di 9, poi di 10, ma in realtà già dalle testimonianze del 16 marzo risulta il numero superiore. Si contano almeno 13 brigatisti. I ricordi dopo 46 anni sbiadiscono. Ognuno di noi ricorda il giorno della sua laurea. Forse ricorda anche come era vestito il proprio relatore, il suo nome, ma certo non ricorda i nomi di tutta la commissione e come erano vestiti. Ecco perché, secondo me, più ci si allontana dai reportage e dalle cronache dell'epoca, più i depistaggi e le azioni contrarie alla verità hanno preso corpo. E infatti rifacciamoci ai testimoni invece del 16 marzo, che sono almeno 34. Significative le testimonianze di Alessandro Marini e di Eleonora Guglielmo. L'ingegner Marini disegna questa piantina, numerando dalla A alla O 13 terroristi. Quindi i 13 terroristi scoperti poi nel 2017 erano già presenti nella deposizione delle 10 e 15 dell'ingegner Marini alla polizia il 16 marzo. E poi parla di altre due macchine e di una moto Honda con due passeggeri che ancora ad oggi non sono stati identificati.
Un quinto punto riguarda la collaborazione dell'EBR con la RAF, che si vuole a tutti i costi negare, pur risultando quattro evidenze chiarissime. La prima, diversi testimoni raccontano di terroristi che parlano in tedesco. La seconda, Christian Clark della RAF viene avvistato in via Fani 2 giorni prima della strage. Qui c'è l'articolo dell'Unità in cui si dice che Christian Clark viene fermato il 14 marzo dalla polizia e con un documento falso riesce a passare. 3. La TV austriaca comunica la partecipazione a via Fani di 3 terroristi della RAF, tra cui Christian Clark. Ma Clark non sarà mai sottoposto a interrogatorio. L'ingegner Marini, testimone di grande precisione, dice: mi è rimasto impresso il conducente della moto Honda, un giovane sui 22 anni, molto magro, con il viso lungo e con le guance scavate. Mi ricordava l'immagine di Edoardo De Filippo. Per la prima volta nel mio libro sono accostate i due visi. Quarto punto, come vedremo, la strage di Via Fani non è una strage originale, è la fotocopia esatta del sequestro Schleyer effettuato 6 mesi prima dalla RAF a Colonia. La seconda testimone più importante, Eleonora Guglielmo, riferisce ai collaboratori della commissione di aver sentito la voce di una persona anziana che gridava «lasciatemi, lasciatemi», e poi voci che gridavano «Achtung, Achtung». La signora Guglielmo scorse alcune persone che spingevano un uomo dentro un'auto, Moro, che partì immediatamente e vide partire anche una motocicletta di grossa cilindrata. L'auto andò nella stessa direzione della moto, dirigendosi verso via Stresa. Ed anche la relazione finale della prima commissione Moro e di TG di quei giorni parlano della RAF. La commissione parla di analogie fra il sequestro Moro e l'uccisione della scorta di Hans-Martin Schleyer, capo della Confindustria tedesca, avvenuto a Colonia, e con uno sistema assolutamente identico a quello adottato a Via Fani, il cosiddetto cancelletto superiore di sbarramento superiore ed inferiore. E poi parla anche la relazione Commissione Moro proprio di Christian Clark, che ripeto non verrà mai, mai sentito. Di Giuseppe Marrazzo. Si continua a cercare entro la cinta urbana di Roma e nell'immediato entroterra il nascondiglio in cui i brigatisti che lo rapirono giovedì mattina tengono prigioniero l'onorevole Aldo Moro. Permane il convincimento che il comando che ha preso il presidente della Democrazia Cristiana ed ha eliminato brutalmente 5 uomini della sua scorta non sia andato molto lontano. Non vengono però tralasciate indagini in altre direzioni. Si seguono tutte le tracce, compresa quella vallata da alcune testimonianze della presenza di terroristi stranieri nel comando. 2 funzionari della polizia criminale tedesca che si sono occupati delle azioni terroristiche della RAF, Rote Armee Fraktion, collaborano al Viminale con gli inquirenti italiani. La Germania ha messo a disposizione l'archivio computizzato, fornito di dati sui personaggi del terrorismo tedesco ed europeo. Il grande giornalista Marrazzo già 3 giorni dopo parla dei terroristi tedeschi della RAF. Il 6° punto, forse il più importante della mia ricerca, è che Moro è sempre rimasto lucido. Sue sono le lettere, sua la conduzione della trattativa, suo il pensiero politico e la grande sapienza giuridica, ma il collaboratore americano di Cossiga, Steve Pichenik, componente del comitato di crisi del ministro dell'interno dal 3 al 16 aprile, sosterrà con lo psichiatra Ferracuti, che poi si scoprirà far parte della P2, l'opportunità di sminuire l'importanza di Moro, di dimostrare che Moro non è più padrone di sé, ma in preda alla sindrome di Stoccolma. Mentre il ministro Cossiga afferma che le lettere di Moro non sono moralmente a lui ascrivibili. E incarica la dottoressa Edvige Crotti ad analizzare con una psicografologia le lettere di Moro, ma soprattutto quella ad egli recapitata il 29 marzo del 78. E la dottoressa obbedisce arrivando a queste
Conclusioni. Depressione si accentua fino a raggiungere il distacco dalla realtà, con possibili sviluppi deliranti di ordine compensatorio. E conclude. L'insieme delle considerazioni sopra riportate e l'esame seriale delle missive pervenute fanno ritenere altamente probabile che in questo momento la capacità critica o di autodeterminazione della vittima siano almeno largamente compromesse. Moro dunque non è più Moro, è drogato, è un altro, in sostanza, il grande uomo politico Aldo Moro che abbiamo sempre conosciuto e stimato è da considerare già morto. Nelle mani dell'EBR vi è solo un fantoccio, come scrive su Repubblica Eugenio Scalfari, e invece non è così, seppure tutta la grande stampa sposa questa tesi. Le lettere sono dettate, i messaggi sono falsi, sono estorti, le lettere non sono vere e l'Unità lancia con un editoriale la linea della fermezza, che si traduce in una fermezza nel non trattare con i terroristi, ma purtroppo anche e soprattutto in una fermezza nella ricerca della prigione di Moro. Il settimo punto dimostra invece che in realtà Moro è sempre Moro. Guida in prima persona tutte le trattative, tiene a bada i brigatisti con i suoi lunghi discorsi e li affascina. Sono loro gradualmente a subire una controsindrome di Stoccolma. Come aveva intuito solo il grande Leonardo Sciascia in campo politico, Craxi, Martelli e Pannella, Moro è sempre Moro. Le lettere sono le sue, le argomentazioni sono le sue, quelle di un maestro che con la trattativa, come nota Sciascia nella sua relazione di minoranza, riesce a guadagnare tempo prezioso sperando che la polizia lo trovi, ma nessuno mai si avvicinerà a via Montalcini, il luogo della sua prigione. Eppure Moro supera la censura brigatista perché delle sue 86 lettere ad oggi conosciute ne vengono consegnate circa un terzo, ma fra quelle consegnate riesce a mandare i famosi messaggi cifrati che sono stati ricercati per 44 anni, sono state fatte anche trasmissioni televisive da parte di Zucconi e da parte anche di altri, e il più importante nella frase, non in una frase qualunque, nell'inciso più famoso delle lettere di Moro, da tutti citato, che io mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato. Quando Moro manda i messaggi cifrati vi è sempre l'io che è una spia a Cossiga, alla famiglia, vi sto parlando di me, vi sto parlando del luogo dove sono. Sulla mia attuale condizione, questa è la frase della lettera, che io mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato, sottoposto a un processo popolare che può essere opportunamente graduato. L'anagramma perfetto di quelle 10 parole che io mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato è io so che mi trovo dentro il piano 1 di Montalcini numero 8, sottoposto a un processo popolare che può essere opportunamente guardato, perché se le forze di polizia si fossero avvicinate a quel primo piano avrebbero potuto anche guardare all'interno. Altre due frasi fuori contesto sono nelle lettere alla famiglia, in cui Moro dice, quasi ormai sconsolato per la inattività e la fermezza sulle ricerche della sua prigione, o forse io devo stare sempre chiuso in via Montalcini? E qualche lettera ancora più oltre a Zaccagnini, ormai sfiduciato, dirà: voi oggi mi considerate solo un ostaggio inutile ed ingombrante. Quindi altro che Moro malato, Moro drogato, Moro sotto dettatura. Moro, da quei 4 metri quadrati della sua prigione, comprende tutto. Come fa Moro a conoscere il luogo della sua prigione? Ce lo svelano Laura Azzolini e Franco Bonisoli, due del comitato esecutivo, quindi il massimo vertice dell'EBR, e con una intercettazione ambientale alla Sinara del SISDE.
Loro parlano fra di loro e Bonisolo dice ad Azzolini: otteneva tutto quello che voleva, tutto ciò di cui aveva bisogno, si lavava anche 4 volte al giorno, si faceva la doccia, mandava bene, se voleva scrivere, scriveva. Si è comportato con estrema dignità davanti ai suoi carcerieri, non si è fatto mai vincere, non si è fatto prendere dal panico. E quindi Moro, come è comprensibile, anche poi vedremo l'autopsia se è il caso, che viene ritrovato in stato muscolare normale e quindi non anchilosato da stare 54 giorni in una celletta di 4 metri, esce per andare in bagno, attraversa 4 locali e non è escluso, come poi un'altra bolletta della CEA inchioderà il quarto uomo di via Montalcini nascosto per 18 anni, che abbia potuto scorgere una bolletta in cui vi era l'indirizzo preciso della sua prigione. L'ottavo punto di verità è l'individuazione della prigione di Moro nel covo di via Montalcini 8 al piano 1. Le segnalazioni al Viminale sono state molteplici, qui sono tutte elencate e sono tutte tratte da documenti per lo più giudiziari. Una lettera inviata al ministro Cossiga da Vittorio Leone, in cui si indica via Montalcini 8, e che poi quando Vittorio Leone, che non era l'ultimo passante d'Italia, era la First Lady, richiede a Cossiga la lettera non si ritrova, è sparita. E poi le trattative, quindi in realtà vi sono le trattative, ma non vi è la ricerca della prigione. Le trattative con tutte le criminalità organizzate, con la mafia, e cito sempre documenti processuali, con la camorra, con la criminalità organizzata milanese di Francis Duratello, con l'Andrangheta e poi con Daniele Pifano, collegato con un magistrato un po' ambiguo, se vogliamo usare un termine molto delicato, Claudio Vitalone, e tutto ciò è citato in atti processuali. Ma il giudice imposimato, forse quello che con più arguzia ha indagato su Moro, perché poi ha scoperto dopo 18 anni il quarto uomo nascosto di via Montalcini, già nell'estate del 78 ha scoperto che Luci Gosso, la polizia di Cossiga, aveva pedinato Laura Braghetti, cioè la proprietaria di questo famoso appartamento di via Montalcini 1, l'unico covo dell'EBR protetto da inferriate, l'unico covo romano protetto da inferriate, con un largo giardino. E dove segue la Braghetti, fa uno dei pochissimi pedinamenti dell'epoca, perché tutti gli altri, pur ricercati, non vengono mai pedinati. Programma un'irruzione dicendo agli inquilini, 6 inquilini che vengono intervistati dalla Ucigos: sabato e domenica non uscite perché ci potrebbe essere una sparatoria, perché faremo un'irruzione, tenete a casa i bambini. L'irruzione non avverrà mai, la Braghetti avrà il tempo di traslocare con un camioncino di ordinanza, e duole constatare che la Braghetti poi si macchierà dell'omicidio del professor Bachelet. Il nono punto attiene ai grandi depistaggi programmati dopo i primi di aprile, che fatalmente determineranno l'uccisione di Moro. Il 18 aprile i pompieri e non le forze di polizia scoprono per caso il covo del capo delle Brigate Rosse Moretti e della sua compagna Balzerani, da pochi giorni scomparsa, che si trovano fuori dal covo, ma anziché isolare e sorvegliare la zona, la polizia che interviene dopo i pompieri fa annunciare la cosa dalla TV, per cui vengono avvisati i brigatisti e ovviamente non rientrano e cambiano sede. Ma il luogo di via Gradoli, il covo di Moretti, era già stato annunciato 2 settimane prima nella grottesca seduta spiritica del professor Prodi e dei suoi colleghi dell'Università di Bologna il 2 aprile del 78.
Qualcuno ci crederà, io no. Il piattino mosso dagli spiriti aveva indicato la parola Gradoli, ma Cossiga invia la polizia e i carabinieri nello sconosciuto comune di Gradoli. Nello sconosciuto comune di Gradoli, nel Reatino, invece che abbia Gradoli, seppure la signora Moro gli dica: ma scusa, hai visto se a Roma c'è una via Gradoli? La signora Moro chiede a Cossiga perché non si cerchi in via Gradoli a Roma, ma il ministro assicura: sullo stradario quella via non esiste. Dimentico che già il 18 marzo 78, due giorni dopo la strage di via Fani, la pubblica sicurezza era stata in via Gradoli 96, ma il covo BR non veniva ispezionato. Vediamo la cronaca di quel fatto descritta bene, in questo caso, nel film Il caso Moro di Ferrara. Allora dica al sottufficiale di fare il verbale con esito negativo. Ma cos'è questo baccano? Non se ne può più di tutte queste perquisizioni. Ma sono modi questi. Noi siamo qui per salvaguardare la tranquillità dei cittadini. Quando è troppo, è troppo. Si calma. Allora, qui non risponde nessuno. Beh, non possiamo abbattere tutte le porte. Che facciamo? Passiamo all'altro stabile. Armi fatiche. La farsa di via Gradoli va avanti così. Il commissario Cioppa, che rinuncia all'irruzione, si ritroverà anche egli nelle liste della P2. Accelero perché ho 10 minuti ancora. Sempre il 18 aprile 78 si effettua un'assurda ricerca del corpo di Moro suicidatosi nel lago ghiacciato della Duchessa. Per rappresentare, come commenterà lucidamente lo stesso Moro nel suo memoriale, ed ecco che Moro comprende sempre tutto e commenta tutto con lucidità, avete realizzato la macabra grande edizione della mia esecuzione. E le BR, comprendendo che il cappio si stringe intorno al loro collo, annunciano che il 15 aprile l'interrogatorio di Moro è terminato. Ha rivelato le turpi complicità del regime, ha ditato con fatti e nomi i veri e nascosti responsabili delle pagine più sanguinose della storia negli ultimi anni. Ha messo a nudo gli intrighi di potere, le omertà che hanno coperto gli assassini di Stato. A questo punto facciamo una scelta. Qual è la scelta? La scelta è che il 18 aprile, con l'ago della Duchessa e la farsa di via Gradoli, del paese di Gradoli, è una data cruciale. Scatta una strategia. Non si tratta più per la liberazione di Moro, ma per la sparizione dei suoi numerosissimi originali. Centinaia, oltre 500 di pagine manoscritte, 18 nastri magnetici, alcuni video e due borse ad oggi non ritrovate. Ognuno di questi documenti avrebbe un valore materiale, storico e morale importantissimo. E chi indaga su quelle carte o solo le sfiora verrà eliminato. Questo è per la prima volta l'elenco completo di 10 morti eccellenti: Pecorelli, Ambrosoli, Varisco, Cagnazzo, Galvarigi, Turatello, Dalla Chiesa, Chicchiarelli, Bonaventura, Bozzo. Il generale Bozzo dichiarerà, prima di morire, alla limite approvvisionato, alla prigione via Montalcini, in quel posto dove Aldo Moro era prigioniero, potevamo arrivare. L'avevamo scoperto addirittura prima che il sequestro di Moro avvenisse. Il decimo punto di verità è l'epilogo della storia. Le BR si accorgono fra via Gradoli e il lago della Duchessa che il cappio si stringe
ed escono allo scoperto col loro capo Moretti, che rivolge alla famiglia un disperato ultimatum. O Giacagnini apre entro 24 ore alla trattativa o Moro sarà ucciso. Noi facciamo questa telefonata a Peppino Scrupolo, perché non fate insiste nel dire che siete stati un po' ingannati, probabilmente state ragionando su un equivoco. Finora avete fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Noi chiediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo fare altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Giacagnini immediato e comunicatori in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente? Sì, ho capito benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto l'esigenza del scrupolo, nel senso che fa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così la leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono, che si competono, e vorremmo appunto, siccome la parte sempre crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal conciliati. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. Il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la democrazia. Noi abbiamo sentito moltissimo su questo, perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente alla trattativa. Ma Andreotti blocca drasticamente ogni residua possibilità di trattativa. Misura per misura era la frase che Craxi propugnava per dire: se troviamo scritto questa frase in una lettera di Moro, significa che viene accolta la trattativa sullo scambio un prigioniero contro Moro. Il prigioniero doveva essere un brigatista molto malato, non macchiatosi di fatti di sangue come la Besuschio o Buonoconto. Ma Andreotti blocca anche questa ultima possibilità di trattativa, e non, il Corriere della Sera, che prospetta qualche spiraglio, viene chiuso il giorno dopo, il 4 maggio, e Andreotti è deciso ad assicurare al paese che nessun terrorista verrà scarcerato. E Moro comprende e scrive alla moglie. Ecco la lucidità di Moro. Dire che Moro era obnubilato e completamente fuori di sé mi sembra veramente che questa dottoressa vada radiata dal labo. Ora, inaspettatamente, quando si profilava qualche esile speranza, giunge incomprensibilmente l'ordine di esecuzione. Noretta dolcissima, sono nelle mani di Dio e tue. Prega per me, ricordami soavamente, carezza i piccoli, dolcissimi tutti, che Dio vi aiuti tutti, un bacio di amore a tutti, Aldo. E comprendendo bene chi, in astratto, per un astratto principio di legalità ha consentito il sacrificio di innocente, scrive nel suo memoriale delle parole molto dure nei confronti di Giulio Andreotti. E scatta così il comunicato numero 9 dell'EBR con la definitiva condanna a morte. Anche questa volta Moro comprende e abbandona il rito quotidiano della rasatura, tant'è che lo troveranno poi nella Renault 5 con una barba di 4-5 giorni. E l'avvocato Spazzali dichiara: dalle parole del comunicato 9 non c'è spazio per pessimismo né per ottimismo, sono entrambi ormai superati, si è aspettato troppo tempo, alla richiesta di scambio non c'è stata nessuna proposta valida per bilanciare la trattativa. A questo punto c'è solo da domandarsi chi voleva veramente Moro vivo. Nessuno, né l'EBR né la DC, solo la moglie e i figli, soltanto il senatore Amintore Fanfani si recherà a trovare la famiglia Moro. L'undicesimo punto è l'annuncio dell'avvenuta esecuzione. Il 9 maggio 78 alle ore 12:13 Morucci, che si chiama dottor Nicolai, comunica: il cadavere di Moro si trova nel bagagliaio di una Renault 4 rossa lasciata in via Caetani, una traversa di via Botteghe Oscure, sede del PC. Morucci lavora oggi, e lavora oggi già da alcuni anni, nella società G-Risk di intelligence fondata dal generale Mori e oggi diretta dal colonnello De Donno.
9 maggio 1978. Lei è il professor Franco Tricca? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Ha capito? Sì. Ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono c'è la sua console, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore della donna. Mi sento sempre fuori? Mi sente? No, si può ripetere in questo momento. Non posso ripetere quello lì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Che è la seconda traversa a destra di via delle botteghe oscure. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Il dodicesimo punto, avviandomi alla conclusione, vuole essere la presentazione di tre suggestioni investigative che, per drammatizzare un po', ricordo parafrasando tre titoli famosi. Il primo l'ha ideato il dottor Palazzolo, Piange il citofono. Tre nomi legati a Viafani, Maccari, che è il quarto uomo di Montalcini, poi se volete ne parliamo, D'Amico, che è la compagna di Gianfranco Moreno, il primo indagato per la strage di Viafani, già imputato di vari delitti gravi, che poi viene inspiegabilmente rilasciato dopo tre giorni senza motivazioni, e Nicolai, il nome con cui si cela Moretti, in questa via di Roma, via Gregorio Ricci Curbastro, dove nessuno mai ha indicato, ma che poteva essere data la vicinanza anche spaziale dei tre nomi sul citofono, un possibile covo assolutamente trascurato. La seconda, ancora più interessante, l'ho intitolata I giardini di marzo, e cioè vi sono due giardini di marzo famosi nel caso delle Brigate Rosse, quelle di Via Fracchia, dove il 28 marzo dell'80, con altri metodi e con altro piglio, il generale della Chiesa irrompe e uccide quattro brigatisti nel sonno. Oggi non si potrebbe più fare, arresterebbero chi lo fa. Però perché lo fa? Perché nel giardino è convinto che vi siano dei documenti e vengono ritrovati un tesoro di ben 753 documenti, tra i quali una trentina di cartelle scritte da Aldo Moro che poi spariscono. Il 16 marzo 78, strage di Viafani e sequestro di Moro in via Montalcini, le indagini della Ucigos, che ha scoperto il posimato dopo alcuni anni, che interrogano sei inquilini. Sul quarto uomo, questo Germano Maccari, dicono, era un giovane distinto, vestito bene, lui faceva la parte del compagno della proprietaria della Braghetti, Luigi Altobelli, sul citofono, e non lo vedevamo quasi mai, lo vedevamo nel fine settimana lavorare nel giardino. Nel 79, dopo aver abbandonato il covo, la Braghetti vende l'appartamento di via Montalcini ad un notaio, Nicasio Ciaccio, che poi compra altri due appartamenti per la suocera e per la figlia, che lavorava nella segreteria particolare del ministro della difesa, l'andreottiano Attilio Ruffini. Ma nel giardino dell'appartamento, se nella prigione di Aldo Moro, nessuno finora ha provato a scavare, quando mancano all'appello oltre 500 manoscritti di Moro, 18 nastri registrati, due o tre filmati in celluloide e due borse. L'ultimo titolo cinematografico, Il quarto uomo, riguarda il giardiniere Maccari, su cui voglio dire solo questo: un uomo che rimane così meticolosamente a lungo nascosto per 18 anni
si fa notare dagli inquilini perché lavora molte volte in giardino, perché è amante dei fiori, o c'è qualcosa che non va e in quel giardino si poteva e forse si può ancora indagare? Anche Maccari viene scoperto con le bollette, perché Luigi Altobelli poi, con una furba inchiesta grafologica di Imposimato, corrisponde alla scrittura di Maccari 18 anni dopo. Il tredicesimo punto, e sto davvero concludendo, accende una luce sinistra sugli interessi privati degli uomini della Democrazia Cristiana. Li abbiamo trovati nel diario di Fanfani, che prima del mio libro mi pare che nessuno avesse indagato. Poi sono stati, la mia intuizione è stata posta anche in dubbio, ma poi il dottor Palazzolo ha dato la prova che era una pagina vera del diario di Fanfani, nella quale Fanfani il 7 aprile, e cioè un mese abbondante prima dell'omicidio di Moro, dice: Andreotti favorirebbe il seguente organogramma: lui al Quirinale, Zaccagnini alla presidenza DC, dove, notate, viene ancora Moro vivo. Quindi si erano già venduti la carica di Moro vivo. Galloni alla segreteria e Forlani a Palazzo Chigi. Conclude Fanfani, il più saggio dell'epoca anche per l'età che ricopriva: nessuno si rende conto che la situazione difficilmente consentirà tante attese. Un anno dopo, Carlo Bo, grande scrittore e letterato, concluderà con l'intuizione che hanno gli artisti, quello che è anche la mia conclusione: si è trattato di un delitto di abbandono. E va detto, dice Carlo Bo, che se Moro è vissuto da solo e lontano da tutti, è morto da solo ma davanti a tutti. Qui sta il grande significato religioso della sua storia umana, in particolare della sua fine. È morto abbandonato, e abbandonato è rimasto, come l'hanno sistemato l'opportunismo politico e la macchina delle amplificazioni retoriche. Il quattordicesimo punto smentisce la falsa narrazione che col sacrificio di Moro si è sconfitto il terrorismo. Il terrorismo brigatista compie un altro omicidio ogni due mesi per 10 anni. Quello di Moro, il 25esimo, ne compie altri 56. Il quindicesimo punto, infine, fa ragione dell'ultima maldicenza rivolta contro Moro, quello di non essersi mai preoccupato della sorte dei suoi uomini di scorta. È una testimonianza del giudice Imposimato che interroga Gallinari in carcere e che dice: Moro, quando ha saputo da me che la scorta era stata sterminata, si è messo a piangere, ha pianto per 12 ore, ha scritto 5 lettere ai familiari degli uomini della sua scorta, e Moretti li ha fatte distruggere perché non conveniva dare agli italiani l'immagine di un Moro che si preoccupa della vita dei suoi uomini. Nelle targhe di Moro che stanno a Roma, per gli agenti della scorta e per Moro stesso, non compaia mai "uccisi per mano delle BR". Dolcissima Loretta, dopo un momento di esilissimo ottimismo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. C'è in questo istante una tenerezza infinita per voi, il ricordo di tutti e di ciascuno, un amore grande, grande, carico di ricordi, apparentemente insignificanti e in realtà preziosi. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto e da te un caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienimi stretto. Bacia e carezza Fida, Demi, Anna Maria, Agnese e Giovanni. Sono tanto grato per quello che hanno fatto. Tutto è inutile quando non si vuole aprire la porta. Grazie per l'attenzione.
Bene, io ringrazio il professor Carlo Gaudio per questa relazione nella quale sono stati affrontati molti temi che Claudio Martelli conosce benissimo, perché come ricordavo prima aveva fatto parte della prima commissione Moro, quella che fu istituita nel 1980. Allora, oltre a quello che ha detto il professor Gaudio, io propongo altri tre temi. Allora, il professor Gaudio ha parlato delle influenze della RAF. Io ricordo che per esempio il giorno stesso del rapimento Moro ci fu una polemica su Andreatta, che riferì una frase che gli aveva detto Moro, che temeva molto l'influenza dei servizi segreti cecoslovacchi. Lo stesso tema entrò in una delle prime audizioni di Moro, quando Sciascia raccontò un episodio con Guttuso che Berlinguer gli aveva praticamente detto che temeva molto l'influenza di quello che avrebbero potuto fare i cecoslovacchi. L'altra cosa che mi ha colpito anche nei lavori della Commissione Moro è che quando fu audito Craxi, noi tra l'altro di Radio Radicale siamo riusciti a prendere la relazione di Craxi alla Commissione Moro, quando la prima Commissione Moro, quando fu audito nel 1981, se non sbaglio, il fatto che lui fu praticamente aggredito dal Partito Comunista, lo stesso avvenne per Dalla Chiesa, che, al quale gli venne anche rimproverato di intrattenere dei rapporti occulti con Craxi, di essere andato a trovarlo a Rafael, quando lo stesso Dalla Chiesa dimostrò chiaramente che lui aveva fatto tutti quegli incontri con Craxi alla luce del sole. Allora io le chiedo innanzitutto come ha trovato i filoni di indagine del professor Gaudio, e soprattutto anche che ruolo aveva effettivamente avuto la P2, perché molti degli uomini chiave che si sono occupati del caso Moro non erano iscritti alla P2. C'era scritto il commissario Cioppa e altri esponenti, dalla ma chiesa. Non dalla Chiesa. Dalla Chiesa, insomma, però io volevo chiederle se lei ritiene che la P2 abbia avuto davvero questa influenza nei 55 giorni del rapimento di Aldo Moro. Mi fermo qui. Grazie, e consentitemi di cominciare con un ringraziamento. Ecco qui. No, questo è il microfono di Radio Radicale. Ah, perdono. Ok. Questo che chiamano il gelato non si può leccare, però, no? Quindi è molto sgradevole. Va bene, voglio cominciare con un ringraziamento a Carlo Gaudio per l'insistenza, la tenacia, la testardaggine con cui ormai da anni insiste in quest'opera di ricostruzione della verità effettuale, direbbe Machiavelli, della vicenda Moro, che in realtà è il cuore di un groviglio più ampio, storico-politico, di relazioni internazionali del nostro paese, paese di frontiera, e contemporaneamente di vicende interne, e infine anche di questioni molto personali o di ambizioni. L'ambizione è una virtù timotica, direbbero i greci, ed è giusto che ciascuno coltivi le proprie ambizioni, ma certo c'è un limite. E il limite è quello di non calpestare le leggi, di non far male agli altri, non ai concorrenti, ma a tutti, con comportamenti delittuosi. Credo che una delle ragioni per le quali, quando è stata la presentazione del tuo libro? Due anni fa? Tre anni fa? Due anni fa. Due anni fa, al Senato. Sì. Io non sono stato attento a vedere un po' l'eco di quella nostra, di quel nostro incontro e del tuo libro, ma la mia impressione è che sia stato abbastanza silenziato. Mi sbaglio? Ho avuto un eco forte. Abbastanza silenziato. E quindi penso che questo nostro incontro di stasera è per rompere un po' ancora questo silenzio. Ma
Silenziato che cosa? È un libro costruito su fatti e con scoperte che fanno riflettere, non soltanto per l'importanza della scoperta in sé, per esempio quello degli anagrammi contenuti nelle lettere di Moro che davano chiare indicazioni su dove fosse tenuto prigioniero, ma anche per quello che rivelano non essere stato fatto, le omissioni. Io lo scrissi sul Corriere della Sera durante quei giorni, il concetto è stato poi ripreso con ben altra maestria letteraria da Carlo Bo, e giustamente tu l'hai citato. Io parlavo di omissione di soccorso, espressione tecnico-giuridica, che è un reato. Un automobilista investe qualcuno per strada e non si ferma, compie un reato. Se tu sai che c'è un uomo a rischio e non fai nulla, con argomenti retorici e demagogici, come l'allora capo del governo, stai commettendo un reato, un delitto, un vero e proprio delitto, quello che Carlo Bo chiama delitto di abbandono. Non voglio trattenervi a lungo, io non saprei giudicare l'influenza della P2, certo ce n'erano tanti della P2 in quella vicenda, soprattutto Cossiga aveva costruito questo gruppo presso il Ministero della Marina, poi intanto si poteva incontrare anche Licio Gelli, che avrebbe dovuto, come dire, collaborare con il governo, con lui, ministro degli interni, nella ricerca di Aldo Moro. C'era anche un consulente americano, il quale poi, adesso non mi ricordo come si chiamava, un nome polacco mi pare. Pitsnik. Il quale poi in epoca successiva dichiarerà, ma probabilmente l'aveva dichiarato anche all'interno di quel gruppo, che bisognava sacrificare Moro, insomma, basta chiacchiere, non perdiamo tempo inutile. Che questa fosse la posizione dell'amministrazione americana ci credo poco. Mi sembra strano che Carter avesse una posizione del genere. Era Carter il presidente degli Stati Uniti in quel momento. Che la P2 avesse agganci internazionali non v'è ombra di dubbio. Quando io per... in rappresentanza del mio partito mi recai all'inauguration di Reagan e di Bush dopo l'elezione, vidi che c'era anche Licio Gelli, il quale si vantava dei rapporti con gli Stati Uniti, l'avevo incontrato anche in precedenza e a quell'epoca mi aveva detto vedrà Reagan, Bush, ma soprattutto Haig, cambieranno la politica americana e poi l'Italia seguirà, come è sempre accaduto. In realtà l'ammiraglio Haig tentò una specie di colpo di Stato alle spalle di Reagan, fu scoperto e liquidato. Il giorno del tentativo di assassinio, quando di lui disse quella cosa, scusi se la interrompo, no. Disse che diciamo lui era il responsabile della Casa Bianca in assenza di Bush, sì, e di Reagan, e toccava invece al presidente del Senato. No, il vicepresidente, no, che è anche presidente del Senato. Certo, che però era in volo. Bene, sicuramente la P2 quindi aveva agganci in Argentina, negli Stati Uniti, questo non c'è dubbio. Che fosse soltanto una lobby affaristica e carrieristica mi sembra una definizione riduttiva. Che fosse golpista, beh, in altri paesi sicuramente sì, a giudicare dai giudizi su Haig e da quel che combinò in Argentina. Per cui non escludo che anche in Italia avesse queste tentazioni. E forse c'è stata la sua manina anche in tutta la vicenda, a giudicare appunto da quelli che erano i consulenti che Cossiga si scelse. Mi ricordo di una cena romana, a cui fummo invitati Formica ed io, proprio da Cossiga, prima del 78, credo sia stato
a fine del 77, si parlava insomma genericamente di politica, ma mi ricordo che a un certo punto Cossiga uscì con il suo modo di fare un po' provocatorio, un po' scherzoso: beh, dovremmo fare noi una P3. Però poteva anche essere un argomento per difendersi dalla P2, oppure per imitarla in modo più serio. Sta di fatto che lui stesso per anni è andato poi aggirandosi come, per pochi anni per la verità, perché già nel 1980 era di nuovo Presidente del Consiglio. Quindi non ha portato il lutto a lungo, insomma. Diceva: io ho ucciso Moro. Si è autoaccusato. Naturalmente era quel tipo di esternazioni in cui non sai mai quanto c'è di esagerazione voluta per negare quel che si dice in sostanza, no? O per sfuggire alle accuse che da più parti gli erano state indirizzate. Non insisto su Andreotti, però siccome il professor Gaudio è stato, ha riportato naturalmente il giudizio di Moro, però non l'ho letto. Faccio male se lo leggo? Assolutamente no. Andreotti era stato indifferente, livido, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria. Anche se l'umanità poteva giocare a mio favore, anche se qualche vecchio detenuto provato dal carcere sarebbe potuto andare all'estero rendendosi inoffensivo, Andreotti doveva mandare avanti il suo disegno reazionario, non deludere i comunisti. Curioso è questa associazione. Non deludere i comunisti è un disegno reazionario, secondo Moro. Mi sembrava un po' di sentire un eco naturalmente diversa dalla definizione che dei comunisti dava il segretario socialista francese Guy Mollet. I comunisti non sono né a destra né a sinistra, sono a est, che è una definizione perfetta. In effetti si è visto proprio nel periodo dell'unità nazionale come il Partito Comunista Italiano consentì il varo di misure di austerità, anzi invocò l'austerità. In genere i partiti comunisti, e anche quelli socialisti, ovviamente invocano lo sviluppo, non l'austerità. Quindi certamente c'era qualche tratto reazionario, e anche qui Moro ha avuto la vista lunga e profonda che gli era consueta. Non deludere i comunisti. Che significava il dolore insanabile di una vecchia sposa, Noretta, lo sfascio di una famiglia? Che significava tutto questo per Andreotti una volta conquistato il potere, per fare il male come sempre ha fatto il male nella sua vita? Nessuno ha dato un giudizio così definitivo, aspro, di Andreotti. Però torniamo sull'aspetto politico. Il punto cruciale è quel non deludere i comunisti. I comunisti per la prima volta si accingevano, chissà, non era ancora chiaro se si sarebbero astenuti o se avrebbero votato a favore. Tuttavia, insomma, si avviavano a una forma più diretta di sostegno al governo Andreotti, non più solo una generica astensione, ma si discuteva se avrebbero approvato alcuni punti del programma o l'intero programma. Poi, naturalmente, quando Moro fu ucciso, immediatamente assunsero una posizione iperresponsabile, che peraltro non gli servì a niente, perché l'unità nazionale durò quasi un anno dopo la morte di Moro.
che Moro tra l'altro concepì sempre come uno stato di necessità. I socialisti non volevano più andare al governo senza i comunisti, i socialisti di De Martino, all'epoca della sua segreteria. E che cosa doveva fare la Democrazia Cristiana? Non poteva che cercare un consenso più largo. E questo era il disegno di Moro. Io vedo l'emergenza, diceva Moro, io temo l'emergenza, però c'è, in qualche misura bisogna affrontarla. Ora, trasformare Moro in un teorico del compromesso sporico, cioè della strategia comunista, è una delle operazioni di più sfacciata menzogna che cui abbia assistito in tutta la mia vita. Moro non ha mai concepito nessun compromesso storico con i comunisti, si è arreso all'emergenza, alla necessità di trovare i voti in Parlamento per varare un governo in un contesto in cui il terrorismo già aveva fatto prova di sé prima dell'assassinio di Moro, l'economia andava a rotoli, occorreva assolutamente agire. Eppure questa leggenda continua ancora adesso. Addirittura Moro e Berlinguer sono diventati un sinonimo. Ma questa è pura follia, questa non è storia, non è neanche politica. Mi dispiace che come gliel'ho detto però da vivo, non mi vergogno a ripeterlo, adesso non c'è più, uno degli autori di questa follia, di questa mistificazione, di questa manipolazione della storia, è certamente Eugenio Scalfari, che pubblicò un'intervista a Moro dopo una settimana dalla morte, che escludo sia tutta farina del sacco di Moro, è quasi tutta farina del sacco di Scalfari, che mette in bocca a Moro le risposte che lui voleva sentire. Ma non è che altri fossero da meno, anche Montanelli assunse una posizione livida. Io non faccio parte di quelli come Travaglio, che considero Montanelli il più grande giornalista del mondo, non d'Italia, sarebbe già un giudizio insomma un po' esagerato, penso a Longanesi, penso a tanti altri, ma che sia il più grande giornalista del mondo, questo mi sembra veramente stupefacente. Ma a parte questo, Montanelli non fu da meno rispetto a Scalfari, ma non a caso c'era anche, diciamo, nella destra del paese un rifiuto di Moro, non c'era solo un rifiuto a salvare Moro, pardon. Non c'era solo nell'atteggiamento del Partito Comunista, con una differenza, che nel Partito Comunista c'era una ragione politica. E la ragione politica è questa, mi pare di averlo detto anche 2 anni fa, però siccome il pubblico è cambiato, lo ridico. Che cos'è la storia del terrorismo rosso in Italia, delle brigate rosse? Come ricordarono gli stessi comunisti, buona parte dei dirigenti giovani, giovani dirigenti delle brigate rosse, venivano dal PC. Accusavano il PC di aver abbandonato la lotta rivoluzionaria e di essersi piegato al lo stato imperialista delle multinazionali e in Italia alla Democrazia Cristiana. Quindi nella sua essenza il terrorismo rosso è il tentativo, o meglio è la lotta, tra il comunismo legale, diciamo democratico, di Berlinguer, e il comunismo insurrezionale terrorista di Moretti e compagni. E questo è il terrorismo rosso, per questo è stato così sanguinoso, perché era un conflitto, diciamo, tra fratelli. E questa è anche la ragione di un fatto inspiegabile, altrimenti. Perché le Brigate Rosse non sequestrano Berlinguer e sequestrano invece Moro? Perché in quel modo pensavano di togliere la sponda al Partito Comunista per la possibilità di entrare al governo, ma poi perché sapevano che uccidere Berlinguer li avrebbe alienato
gran parte dei comunisti italiani, se non l'unanimità. L'ultima questione che volevo toccare, l'ultima o la penultima? Questo spiega perché il PC si comportò in quel modo, con una rigidità assoluta, e questo ebbe un'influenza su Andreotti. Andreotti sapeva che se avesse aperto uno spiraglio, i comunisti sarebbero usciti dalla maggioranza, perché i comunisti non potevano cedere nulla sul piano neanche simbolico alle Brigate Rosse. Noi socialisti con le Brigate Rosse non c'entravamo nulla, potevamo e abbiamo concepito l'idea di seguire, come ha ricordato Gaudio, il suggerimento di Moro, misura per misura, troviamo uno scambio possibile, che non era la liberazione di tanti terroristi, ma di una malata, non so se era anche incinta, mi pare di sì, no? No, non credo. Allora malata, a Vesuschio, individuata dal nostro gruppo, insomma, di crisi guidato da Craxi, c'era Vassalli, che non solo era forse il massimo esperto di diritto in Italia, ma gran conoscitore delle vicende giudiziarie, e molto amico del presidente Leone. E fu Vassalli a suggerire il nome della Vesuschio. Signorile teneva invece i contatti con l'area dell'autonomia attraverso Mancini, Piperno, da cui arrivarono anche alcune informazioni importanti che comunicammo naturalmente, ma con misura, perché sapevamo benissimo che quelli che scrivevano sul loro giornale era l'Unità. Il riformismo amico dei terroristi. Cioè salvare Moro significava ormai essere amici dei terroristi. Tentare di salvare Moro. Questa situazione intossicata, oltre che crudele, in un modo insopportabile, effettivamente si ebbe l'impressione che noi volessimo, si ebbe l'impressione, si montò questa impressione, che noi socialisti, ma anche i radicali, anche una parte della Chiesa, una parte minoritaria certo, ma qual è questa forza di pressione così straordinaria che ha convinto per esempio il Papa Paolo VI a aggiungere quelle due parole, la lettera Uomini delle Brigate Rosse. Liberate Moro senza condizioni. Vabbè, ma quella aggiunta lì cancella tutto il valore della lettera. Allora non era più un compromesso come quelli che si fanno sempre, e questo è l'ultimo punto che volevo toccare. In questo paese si è trattato sempre con chiunque. Brigatisti, mafiosi, delinquenti comuni, sempre si è trattato se il fine era un valore maggiore del danno di trattare con dei delinquenti. L'unico caso in cui non si è trattato è Moro, è l'unico caso della storia. E questo è stupefacente, e questo non può non avere una ragione politica, che è quella che Gaudio fa ben comprendere, non tanto tra le righe, in modo abbastanza esplicito. E per quello che posso fare, oltre a divulgare, ma è una nuova edizione questa del libro o no? Che cos'è? È sempre lo stesso. Ma dire l'editore di stampare un'altra edizione, non si trova più altrimenti. No, due edizioni sono state fatte, però nella terza ci saranno anche queste novità. Bene, perché insomma io l'ho raccontato e mi ricordo che alcune persone mi hanno detto, quando gli ho fatto vedere gli anagrammi, quel foglio che tu mi hai dato gentilmente, quel cartone che ricava dalle frasi di Moro scritte a varie personalità o alla famiglia, o a Cossiga in particolare, si ricava l'indicazione
chiara e netta di dove lui fosse. Ora, sembra che Cossiga abbia affidato la decretazione delle lettere, a parte quella stupefacente signora, anche al SIUS della Marina, dove sono specialisti in questo campo, però non ho capito niente. Ecco, tutto questo non capire, è possibile? Sì. È possibile anche l'incuria? Sì, è possibile. Purtroppo in Italia una delle malattie di questo nostro amato paese è l'incuria, che è molto diffusa, molto, molto. Non voglio offendere nessuno, ma insomma il principio di far bene il proprio lavoro, che era anche dei benedettini, ma che è un principio chiave della riforma protestante, qui non ha mai attecchito molto. Per una ragione o per l'altra, non ha attecchito molto. E c'è anche dell'incuria, credo, in queste vicende della polizia che non capisce niente, però non è solo questo. È evidente che c'è stata una regia, e la regia ha una giustificazione del tutto evidente nel fatto che, appena ricordato tu, che mentre Moro era ancora in vita, nella DC già si distribuivano i posti, togliere di mezzo l'uomo più importante apriva tutta una serie di potenziali promozioni e ambizioni. Questo è, forse non è l'aspetto più importante, ma è certamente il più fetido. Fu Fanfani a rivelare quello che Craxi ribattezzò l'organigramma di sangue. Sul sangue di Moro si erano distribuiti in anticipo, scontando che sarebbe stato ucciso, scontando quando era ancora in vita che sarebbe stato ucciso, si erano distribuiti tutti gli incarichi, Andreotti al Quirinale, che doveva dirigere il governo, non mi ricordo, a Forlani, e poi è guidato il governo. Che ha effettivamente guidato. Tra l'altro la P2 è scoppiata durante il governo Forlani. Forlani è perché poi è succeduto Spadolini. Sì. Al quale è succeduto? Al quale è succeduto Spadolini? Sì, sì. Proprio repubblicano. Va bene, grazie. Allora io do la parola a Concezio Berardinelli, che è stato allievo di Moro. Allora Moro, durante gli anni del suo impegno politico, quello più duro, non ha mai smesso di insegnare all'Università di Roma. Noi sappiamo tutto quello che è successo in quegli anni nell'Università di Roma, ricordo tantissimi episodi, come per esempio il comizio di Lama, tutte le cose che accaddero dal 66 in poi, dalla morte di Rossi in poi. E Moro frequentava quell'università con l'amore dei suoi studenti. Io tra l'altro ho visto delle foto che testimoniano la dedizione degli studenti nei confronti di Aldo Moro, l'affetto che c'era nei confronti di Aldo Moro. E proprio mentre si svolgevano questi interventi, pensavo a quello che è accaduto poi nel 1980 con Bachelet e Rosy Bindi, che era la sua assistente. Allora, chi era Aldo Moro, il docente universitario, e soprattutto voi come vivevate la sua esperienza politica? Allora, riusciva Aldo Moro a dividere quella barriera tra l'uomo politico e il docente universitario? E volevo chiederle se voi, che lo frequentavate tutti i giorni, avevate sentore di delle difficoltà che dal 76 in poi aveva vissuto Aldo Moro, che doveva tessere da presidente della Democrazia Cristiana questo mosaico difficile che era il governo prima delle astensioni e poi del compromesso storico, e che ricordo ha di... No, non era il compromesso storico. No, le astensioni e poi il tentativo di... Il cosiddetto compromesso. No, non è così.
No, quello che aveva in mente Moro era semplicemente di trovare un accordo parlamentare col PC che consentisse al governo di continuare, perché il governo c'era già, era cominciato con le astensioni, e si discuteva se sarebbe bastato, come Moro intendeva, un'approvazione del PC su alcuni punti programmatici o, come il PC pretendeva, invece un ingresso pieno in maggioranza. Questo non è compromesso storico, questo è Moro. Va bene, Moro, va bene. Allora, io do la parola a Concenzio Berardinelli chiedendogli di tracciare un quadro umano e di Aldo Moro. Passo il microfono, l'avvicino a quello di Radio Radicale. Quello... Certo, grazie. Prego. Oh, naturalmente il mio approccio allo struggente libro del professor Gaudio è un po' diverso, perché non nascondo che in questa ricostruzione, l'ennesima ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato l'assassinio di Moro, c'è sempre un velo di malinconia che sale. Stavolta è stato maggiore, ho superato il limite di 2 anni fa in un'altra ricostruzione, che addirittura c'erano anche dei miei colleghi ex allievi di Moro, dove vennero fuori delle cose. Devo dire la verità, dal libro del professor Gaudio, che ho letto con grande attenzione e devo dire anche con grande amarezza, perché a sto punto si poteva salvare, no, questo nostro professore, e devo dire esce la figura di un Moro coerente col suo ruolo di docente. Il professor Moro, quando entrava in classe, lui era un insegnante di procedura penale, istituzione di procedura penale, intanto faceva l'appello a tutti coloro che frequentavano, quindi facevamo tutti a gara per essere sempre presenti. Come al liceo. Come al liceo. Lui giustificava questa sua attenzione a prendere i nomi, fare l'appello, vedere chi c'era, chi non c'era, col fatto che voleva conoscerci meglio, quindi mano a mano avere un'empatia diversa dal professore algido. Però, per essere un po' più sintetico, passo a dirvi alcuni tratti, a darvi alcuni tratti del professor Moro, che, ripeto, ancora oggi mi emoziona, perché uso sempre dire che la maggior parte di coloro che frequentavano l'aula nell'anno in cui ho frequentato io erano ragazzi di strada, erano ragazzi semplici che frequentavano l'università per avere un minimo di possibilità in più, ma eravamo tutti ragazzi molto, molto semplici, non c'erano persone già avviate sulla strada della cultura, della conoscenza, venivamo dal liceo ed eravamo persone veramente, mi verrebbe a dire puerili, non lo dico perché se mi sente qualche mio collega poi... In realtà che cosa ha fatto Moro? È stato un insegnante unico nell'ambito di scienze politiche, dove eravamo tutti raccolti. È stato l'unico che ha dato... Non era legge? No, scienze politiche. Era l'unico che metteva nell'insegnamento un orientamento fortemente diretto alla coscienza. Potrei dire che le sue lezioni non erano certamente interessantissime. Era lui molto interessante, cioè il suo carisma ha fatto la possibilità a tanti studenti di prendere quell'ascensore sociale che in genere si prende in situazioni diverse. È lui che ci ha dato col suo carisma. Io l'ho frequentato dopo l'esame 4 anni, ho lavorato con lui, per lui, nell'agenzia Idee e Fatti, che produceva conferenze, convegni, ma anche la preparazione ad alcuni discorsi che poi lui faceva, mi ricordo l'ultimo, alla Fiera del Levante di Bari. Quindi dicevo, lui faceva l'appello e
quando qualcuno non c'era e lo vedeva il giorno della lezione successiva, chiedeva perché non sei venuto, sei stato male, hai avuto qualche problema, non nascondendo questa gentilezza interiore innata che aveva questa persona così mite, così straordinariamente intelligente. Ecco perché io mi ritrovo molto, lo ritrovo molto come figura nel libro del professor Gaudio, perché dal professor Gaudio, dalle lettere che lui ci presenta, gli scorci che ci dà, gli atteggiamenti verso la moglie, per la quale aveva ovviamente un affetto incredibile, lui manifestava sempre questa timidezza che faceva, che ci dava un senso di agio, perché noi eravamo timidi nei suoi confronti, perché lo vedevamo talvolta in televisione, quindi eravamo timidi verso questo docente, che non era un docente tradizionale, era veramente apicale rispetto alle cose che frequentavamo, anche le altre lezioni dove c'erano eminenti professori, insomma, non, per carità. Però certo lui riusciva a darci quella carica, quella voluta spinta a essere insieme nell'aula, a discutere. Ripeto, le lezioni non erano interessantissime, ma lui lo sapeva, perché molto spesso ci diceva: vi state addormentando? Posso risvegliarvi con qualcosa? E quindi era consapevole, ma la sua funzione era quella proprio di spingerci a studiare, a analizzare le cose, magari col suo metodo, perché lui è un analista incredibile. Poi devo dire un'altra cosa molto importante, che lui dava seguito a quello che, ripeto, istituzioni di diritto penale, a quello che ci insegnava, perché in 4-5 occasioni ci ha portati in istituti di pena. Nelle carceri, nei penitenziari. La più famosa è stata il manicomio criminale d'Aversa, dove c'era il famoso martellatore della pietà. E quando finiva la visita, ripeto, delle carceri, delle celle, delle mense, degli spazi, era solito fare una piccola riunione col direttore del carcere, con gli operatori del carcere, i quali ci raccontavano le difficoltà. E mi è rimasto impresso, perché il viaggio di ritorno da manicomio criminale di Aversa l'abbiamo fatto seduti vicino, perché lui saliva nel pullman con noi. Mi diceva: speriamo che qualcuno di voi resti colpito dalla brutalità di questi ambienti. E ovviamente lui era un mentore della pena deve essere il recupero della persona. Ovviamente, perché altrimenti questa persona torna fuori e continua a fare, ma soprattutto perché ognuno di loro è una persona, ha dei valori che dobbiamo difendere, che dobbiamo mettere in evidenza con ogni nostra possibilità. E ovviamente si rifaceva molto spesso ad alcuni episodi che successero all'epoca di alcuni detenuti che si tolsero la vita. Questo era il suo monito. Poi, ecco, un'altra cosa che mi è cara dire, c'è stato un episodio particolare un giorno. Noi stavamo entrando, ancora non eravamo entrati, qualcuno già era entrato nell'aula, ma Moro doveva arrivare, accompagnato sempre dall'ottimo Leonardi, che è una persona straordinaria. Arriva Pannella, e si sdraia tipo salame sull'ingresso della porta. Tipo coccodrillo, certo, sì, coccodrillo adesso nel calcio poi si usa questa figura. Dicendo, c'erano altri 4-5 radicali con lui, dicendo: guardate, noi non vogliamo fare violenza, però vogliamo che il professor Moro capisca che dobbiamo creare, non mi ricordo qual era la rivendicazione all'epoca delle tante che ha portato avanti. Stavano raccogliendo le firme sui referendum che riguardavano l'aborto e altre. L'aborto. Sì. È probabile, però diciamo che sdraiarsi lì davanti impedendo l'accesso non era. Allora mi ricordo, siccome noi eravamo giovani ventenni all'epoca. Resistenza, no? Passiva. Resistenza, ma ostruzione passiva. Però mi ricordo che noi
stavamo cercando di fare qualche cosa, no? Almeno per spostarlo e far accedere il professore, perché Leonardi ovviamente non interveniva. E mi ricordo che il professore si voltò dicendo: guardate, ci sono anche delle panchine, perché c'eravamo subito il giardino fuori dell'aula noi, possiamo farla là la lezione, non disturbiamo Pannella. E quella foto, una foto, andò proprio sui giornali col Pannella sdraiato, Moro che non riusciva ad accedere, e alcuni studenti, tra cui c'ero anch'io, che dicevamo: ma facciamo qualche cosa. Invece lui, proprio per questa sua mitezza, questa sua signorilità innata, che veramente ci ha insegnato tantissimo a noi che l'abbiamo frequentato, io poi con alcuni colleghi mi sono frequentato anche all'esterno, quindi ci conosciamo e ci frequentiamo. Per cui ecco, questa è l'immagine di questo professore che ovviamente col suo ricordo mi fa vibrare sempre, perché è un ricordo sempre presente. C'è stata talmente tanta disumanità in quella situazione, dove addirittura anche maresciallo Leonardi, gli altri non li conoscevo, ma maresciallo che avevamo frequentato tanto tempo, tante volte, era stato ucciso così barbaramente. Poi forse noi all'epoca non eravamo informati di queste situazioni delle Brigate Rosse, perché all'epoca pensavamo a studiare, pensavamo a fare sport, pensavamo ad andare con le ragazze. Anzi, voglio dire che io c'ho un attimo di emozione, ho conosciuto anche mia moglie in aula di Moro. Quindi il ricordo è sempre forte. Ma ogni volta che ci sono queste ricostruzioni cerco di capire meglio perché è successo, perché, ecco, adesso Claudio Martelli ci ha dato delle indicazioni ancora più profonde su quello che effettivamente c'era dietro, ma noi non ce lo spiegavamo. Per noi è stato un lutto enorme perdere un professore, un punto di riferimento, vedere quella disumanità, tanta violenza senza senso per noi che, ripeto, non avevamo nessun tipo di cognizione all'epoca di queste cose, quindi ci è stato tolto. Poi devo dire, dopo le lezioni io ho avuto modo di frequentare il professore per tanto tempo, in altre occasioni, e ho avuto modo anche di essere amico di Franco Tritto, che è proprio il ragazzo, il professore che ha ricevuto la telefonata dell'ubicazione del cadavere, della macchina, eccetera. E devo dire che, e qui chiudo, tanto per dare una cronaca, che Franco Tritto, per quanto era legato al professore, per quanto era affezionato a questo personaggio, non si è mai ripreso. Lui ha avuto problemi di cuore. Ma si sentiva, tremava proprio. No, ma lui non si è più ripreso. Io che, ripeto, l'ho frequentato poi anche dopo la morte del professore, gli dicevo: ma fatti una ragione, oramai purtroppo è successo, devi uscire da sta cosa. Invece ne ha risentito lui, la sua famiglia, e poi qualche anno fa, forse 20 anni fa, 15 anni fa, è morto proprio di cuore. Quindi questo è quello che ci ha dato il professor Moro, ecco, dal punto di vista della sua personalità. Ci ha veramente scoperto un mondo, ci ha dato una spinta enorme, e da qui ovviamente il nostro grande affetto, è un ricordo sempre bellissimo di questa persona. Allora, io ecco qua, ecco, ci sono riuscito. Allora, vi chiederò un secondo breve intervento. Al professor Gaudio volevo chiedere due cose. Allora, su due aspetti della vicenda di Aldo Moro. Uno, il rapporto con gli Stati Uniti. In realtà, quale fu l'atteggiamento dell'amministrazione Carter nei confronti della trattativa? Claudio Martelli ha ricordato Pitznick, che nell'aprile venne in Italia per un breve periodo, ma non restò fino alla fine della vicenda che ha riguardato il rapimento di Aldo Moro. Tra l'altro, qualche anno fa lui rivenne fuori nei media americani per dimostrare che Hillary Clinton aveva dei problemi di salute, favorendo anche Trump. Allora, gli Stati Uniti volevano la trattativa, lo manifestarono,
E poi la vicenda dell'autopsia di Aldo Moro. Io ricordo di aver trovato un numero dell'Europeo dove venne mostrato il cadavere di Aldo Moro durante l'autopsia. Ci fu una grossa polemica politica per la pubblicazione di quelle foto di Aldo Moro un anno dopo la morte di Valentini. Non mi ricordo, credo che in quella vicenda lì il direttore dell'Europeo fu costretto alle dimissioni. Sì, credo, insomma, me l'ha raccontato Ernesto Auci, che lui lavorava in quel periodo lì all'Europeo. Che cosa possiamo dire su diciamo anche quello che era uscito nella seconda commissione Moro su Giustino Del Buono e sulla corona della raffica di Mitra? Sì, grazie dottor Barassolo. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, c'è una vulgata molto corrente e giustificazionista, quanto sbagliata. Kissinger ha dato l'ordine di uccidere Moro. Ovviamente queste vulgate assolvono tutti. Moro doveva morire, lo volevano gli americani, lo voleva Kissinger. Non ricordando quello che ha ricordato invece il professor Martelli, intanto non c'era Kissinger, intanto c'era Cyrus Vance, Michael Blumenthal e Carter, con una inversione della politica americana, quella della non interferenza e non indifferenza, proprio dopo i fatti sudamericani, i fatti cileni. In quegli stessi giorni di Moro, quindi proprio contraria a Kissinger. Contraria. Era un capovolgimento dell'orientamento dell'amministrazione Carter. E in quei giorni, infatti, nei giorni di Moro, Napolitano fa un tour delle università, nel mese di aprile 78, delle università più importanti degli Stati Uniti. Ma vi è di più, l'amministrazione Carter autorizza un ufficio dell'unità a Washington e l'ambasciatore Carter se ne vanta in Italia dicendo sono stato io. Quindi c'era tutto un altro atteggiamento, non quello che si vuol far credere. E fortunatamente ogni tanto dagli archivi escono fuori dei documenti importanti. Si vede la diapositiva con Siegel-Utah? Ecco. Praticamente il 18 gennaio di quest'anno, di quest'anno, 18 gennaio, viene pubblicata una lettera consegnata a mano dal signor Montgomery direttamente a Cossiga alle ore 13 del 28 aprile 1978, quindi in pieno sequestro Moro, in cui l'ambasciatore americano dice a Cossiga: mi chiedi, qual è il fatto? Non è che la vulgata, soprattutto di una parte politica, che è rimasta tetragona, solo una rimane tetragona in Italia. Quella che obbedisce all'est, come diceva il professor Martelli. E quindi questa lettera dice: tu Cossiga mi hai chiesto, quindi non era Cossiga che prendeva ordini da Kissinger o da chi altro, da Steve Piceni, che poi non era un grande personaggio, era uno che poi si vantava un po' di tutto, ma è stato dal 3 al 16 aprile. Quindi sì, ha contribuito solo al fatto di dire che Moro non era Moro e che Moro andava svalutato nella sua intelligenza. Ora, detto questo, era Cossiga che ha chiesto un esperto del psicoterrorismo agli americani, perché lui era fissato con questi temi, cioè una fissazione patologica su questi temi, e di solito sbagliava sempre nelle conclusioni. E poi questa lettera gli dice: dato che mi hai chiesto se puoi addivenire allo scambio dei prigionieri, ti diciamo il 28 aprile, quindi mancavano due settimane alla morte di Moro, ti diciamo che è una domanda tardiva, tuttavia perché non pensi
ad una lauta ricompensa. Poi col puritanesimo americano c'è questa bella parola che in Italia non sarebbe mai stata messa, e sentasse. Cioè, in Italia non si pagano le tasse sui compensi, figuriamoci sulle ricompense. Allora, perché non pensi ad una lauta ricompensa e sentasse su terroristi che ti possano aiutare a scovare la prigione, anche addivenendo ad uno scambio di prigionieri? Maurizio Caprara, Corriere della Sera, lettera originale, ambasciata USA a Cossiga, consegnata a mano dal signor Montgomery il 28 aprile 1978 alle ore 13. E questo documento, che è uscito fuori a 46 anni quasi dagli eventi, smentisce tutta la vulgata che gli USA hanno ucciso Moro mentre sono stati le Brigate Rosse, col concorso, secondo me, direzionale occulto della P2, perché dottor Palazzolo, oltre al povero Cioppa, c'era Santovito, c'era Grassini, c'era Loprete, c'erano tutte le forze, tutti i capi di Stato Maggiore, i capi dei servizi, 5 ministri e 54 deputati iscritti alla P2 nel 1978. Qualche servizio dell'estero. Ecco, quindi la P2 ha avuto, tant'è che la segretaria di Gelli dichiarerà nella sua deposizione al processo Moro, quando portarono alle 11 del 16 marzo la notizia a Gelli, e lei era la sua segretaria e compagna, e stavano in due, la teneva nella porta vicino quando riceveva, ma sentiva tutto. Gelli disse: bene, il più è fatto. Quindi una loro. Quindi ecco, Cossiga conserva nel suo archivio, oltre la morte, questa lettera. Perché? L'autopsia, ecco, e quindi siamo alla sedicesima verità. L'ultima, non la cito come numero perché non porta bene, è quella dell'autopsia. E qua mi sono avvalso della mia, della mia laurea in medicina e chirurgia. E esce fuori questo ulteriore o ennesimo falso scoop delle commissioni Moro, quelle più recenti. E ripeto, per me valgono molto più le verità di quelle più vicine ai fatti che non di quelle più lontane. Non sono stati Moretti e Maccari, il quarto uomo, perché Gallinari era rimasto nell'appartamento a iniziare a smontare il pannello della stanza che divideva il loculo di Moro, ma è stato Giustino De Buono. Giustino De Buono chi è? È un calabrese di Scigliano, provincia di Cosenza, non Stigliano, provincia di Matera, caro ambasciatore Formica, ed era considerato lo scemo del villaggio, però c'aveva una particolarità, perché ho sentito degli amici, essendo cosentino di Scigliano, questo qui aveva una buona mira e aveva delle pistole, quindi invitava i ragazzini, dice: venite nel prato, mettiamo i barattoli, vediamo chi lo colpisce più lontano. A un certo punto si inventano e fanno audizioni e perizie, che questo c'è la mano di Giustino De Buono, l'ondranghetista Giustino De Buono, perché intorno al cuore di Moro viene fatto un rosone senza colpire il cuore. I colpi sono 12 e non 11. Allora, io dissi già in un'intervista al dottor Palazzolo, mi duole sempre quando ho constato che non hanno letto gli atti della commissione Moro 1, dove c'è l'autopsia di tre maestri su cui si sono formati almeno 5 generazioni di medici legali, i professori Cesare Gerin, Silvio Merli e Franco Maracino. Siccome anch'io ho studiato sul trattato di Gerin e Merli, li voglio citare con nome e cognome. Descrivono 12 colpi, sul cadavere di Moro, descrivono 12 proiettili ritrovati
e i 12 colpi sono tutti sul polmone sinistro, un colpo calibro 9 più in alto isolato, tutti sul polmone sinistro accanto al cuore, senza nessun rosone intorno al cuore. Gliela fa vedere la diapositiva, quindi il rosone è una delle ultime. E quindi praticamente c'è questo primo colpo in alto, la relazione di quei grandi maestri, 3 cm sotto il margine inferiore della griglia e 5,5 del margine sternale sinistro. Io l'ho ricostruito secondo tutte le misure fatte dall'autopsia, non c'è nessun rosone intorno al cuore, si è sparata a sinistra perché si dice il cuore sta a sinistra, ma il cuore è centrale con l'apice a sinistra, verso il basso. Non tutti lo sanno che il cuore sta lì in basso. Ecco, allora, e quindi il primo colpo in alto è quello della calibro 9, poi ci sono delle evidenti raffiche orizzontali, due raffiche orizzontali di mitragliatrice. Di pistola mitragliatrice, tutte sparate col silenziatore nel garage di Montalcini. Si discute, non è avvenuto lì. È un'unica arma? No, due armi. Quindi la prima, il colpo in alto, è una calibro 9 e l'altra è una mitragliatrice pistola calibro 7,65. Quindi praticamente. Ed è avvenuta in via Montalcini nel garage perché c'è una testimone oculare. E tornano tutti gli orari. C'ho un minuto per dirli gli orari, sì, certo. Velocemente. Allora, l'autopsia dice la morte di Moro è da collocare fra le 9 e le 10 del mattino del 9 maggio. Tuttavia, siccome la dispersione di calore è stata rallentata dal fatto che Moro avesse addosso il cappotto, la giacca, tutto in lana, il cappotto, la giacca, il gilet, la camicia, la maglia in carne, questa dispersione di calore fa sì che noi troviamo alle 16:35 una temperatura ancora alta. Quindi si può antecedere questo orario fra le 7 e le 8. Testimonianze. La signora che vede la sala cinesca semiaperta con la Renault rossa dove fino al giorno prima c'era un'ami bianca della Braghetti, e poi lo dice ad un avvocato che sta sotto Remo Gaspari, e Remo Gaspari fa l'unica cosa giusta dei politici democristiani dell'epoca, cioè va il giorno stesso da Rognoni e gli fa la denuncia, quindi nessuno gli può dire niente al grande zio Remo, come lo chiamavano a Vasto. E la vede, poi la sera vede i telegiornali che era in bianco e nero, ma parlavano della Renault 4 rossa. Dice al marito: ma io l'ho vista stamattina, dove prima nel garage della Braghetti c'è sempre stata l'ami panna, color panna. Quindi c'è il testimone oculare, c'è la denuncia di Gaspari a Rognoni, perché qualche giorno dopo aveva preso il posto di Cossiga, dove un brevissimo interim di Andreotti, e quindi anche sull'omicidio di Moro nel garage con i colpi al silenziatore, che avviene la signora esce alle 6:30 per andare a insegnare a Velletri, quindi avviene intorno alle 7:15, le 7, la macchina viene portata con una scorta di un'altra macchina delle Brigate Rosse, viene portata a via Caetani, dove era parcheggiata una macchina che teneva il posto del parcheggio, e c'è una bella intervista di Zavoli al quarto uomo, a Germano Maccari, che descrive perfettamente questa dinamica, che è anche difficile inventarsela o studiarsela ad hoc, perché ti dice le strade dove hanno girato, dove hanno parcheggiato. C'è una macchina parcheggiata, Moretti e Maccari che portano Moro nel bagagliaio, una macchina di scorta con Morucci e la Faranda.
Quindi la descrizione è dettagliatissima. Testimoni oculari? No, Moro non è stato ucciso. Andiamo a Montalcini, è stato ucciso da Giustino De Vuoto col rosone intorno al cuore a Palazzo Caetani. Lascio a voi, io propendo per la verità dei testimoni oculari. Allora io do per l'ultima volta la parola a Claudio Martelli e a Concezio Berardinelli, specificando che io sono sempre molto prudente quando si parla di P2, perché nel corso del mio impegno da giornalista in Parlamento io ho conosciuto tante persone che sono risultate poi iscritte alla P2, ma che non hanno svolto effettivamente attività. Ho nella... parlato dei casi. Sì, certo, ma siccome ho visto tante persone che hanno proprio visto troncata il loro impegno politico per questa cosa qui, io ci vado sempre molto, molto prudente, sono sempre molto prudente nelle valutazioni che faccio. Allora, sulle seconde file siamo d'accordo, sulle prime file un po' meno. Va bene. Allora, posso intervenire su questo punto? Sì, certo. Sono abbastanza d'accordo con Palazzolo e credo anche con Gaudi in questo senso. La P2 non è l'autrice del delitto Moro, no? No, tu non dici questo, no. Non lo pensi, no. Non lo dici. Ecco, la P2 ha concorso probabilmente nei depistaggi, certo. Per quella ragione che riguarda me Andreotti. È inutile girarci attorno, insomma, quindi quando si dice P2... Scusa, professore, la segretaria nell'interrogatorio dice che Gelli sentiva quasi tutti i giorni più volte al telefono Andreotti. Io ne posso recare a testimonianza diretta, la volta in cui incontrai Gelli, naturalmente il mio incontro ha fatto scandalo, ci andavano tutti, da Montanelli, eccetera, aveva pagine intere sul Corriere della Sera, e vabbè. Quello che mi disse Gelli fu questo: ma lei deve dire a Craxi di mettersi d'accordo con Andreotti. Dico: ma scusi, hanno appena litigato, come faccio a fare una cosa del genere? Vabbè, lei non capisce niente, ciao. Ma comunque che ci fosse un rapporto è assolutamente assodato, è assodato questo tra Andreotti e la P2, e siccome la linea di Andreotti era quella che abbiamo visto, io penso che anche altri dirigenti della Democrazia Cristiana portino responsabilità, non il solo Andreotti, perché come abbiamo visto l'organigramma riguardava parecchi ambiziosi dirigenti della DC. Basta. Va bene, allora io a Martelli chiedo un'ultima cosa. Allora, crede che l'amministrazione Carter fosse favorevole, come ha ricordato il professor Gaudio, alla trattativa? Aveva puntato sulla trattativa, anche se c'erano delle perplessità evidenti nei confronti del PC. Dunque, l'amministrazione è fatta da tante persone, l'amministrazione vuol dire il governo. Bisognerebbe capire bene, certo Carter non sapeva, non seguiva, credo neanche, queste vicende, poi certo quando c'è stato l'assassinio sicuramente si sarà interessato. In genere l'amministrazione si fida all'ambasciatore. L'ambasciatore era Gardner, che era certamente guardava con attenzione la sinistra italiana. Fu molto favorevole dopo questa vicenda all'incarico a Craxi, perché nel 79, un anno dopo le vicende di cui ci occupiamo, c'erano state le elezioni politiche, perché Berlinguer aveva rotto il governo di unità nazionale. Anche qui la cosa è strana. Tutto è stato fatto, mal calcolato evidentemente, ma si dimentica sempre che c'è un altro protagonista di questa vicenda dal punto di vista internazionale. Quando si dice Cecoslovacchia si usa un eufemismo. Era semplicemente uno dei bracci armati di cui si servivano i sovietici, come del resto della Stasi della Germania dell'Est. Certo, poi facevano anche i loro interessi nazionali e internazionali, però vicende del genere
non è il cecoslovacco USAC che le ha guidate, no? Semmai è stato, come si chiamava allora, ancora credo KGB, adesso si chiama in un altro modo, che è l'unica tra l'altro struttura statuale che regge in peritura dal 1800, dagli zar. In Russia è cambiato tutto, salvo quello. Non a caso che poi sono arrivati al potere assoluto reggendo Putin. No? E questo ruolo è testimoniato dal soggiorno abbastanza prolungato a Praga di Moretti. Che andava a fare a Praga Moretti? Il capo delle Brigate Rosse, perché va a capitale cecoslovacca. Non credo che desse ordini lui, no? Probabilmente le riceveva. Allora, io do l'ultima parola a Concezio Berardinelli, perché io ricordavo nell'introduzione che Moro durante la sua prigionia aveva scritto anche ad alcune di non so quante lettere, però si era rivolto anche ai suoi studenti. Allora, volevo sapere se in particolare quale tipo di riflessione voi avevate fatto in quei giorni di assenza dall'università di Aldo Moro, e se eravate stupiti che qualcuno di voi ricevesse delle lettere di Moro, credo nell'ultimo periodo. Prego, professore. Devo dire che dopo il rapimento, ma soprattutto dopo l'uccisione, con alcuni allievi, ex allievi, ne abbiamo parlato. Non sono emerse rivelazioni particolari, ma naturalmente quello che è stato considerato è che questo professore, anche da un posto così tremendo, ha pensato ai suoi studenti, e questo ci ha legati ancora di più. Io voglio ricordare anche che il professore aveva un po' tutti i nostri indirizzi, e quando lui andava all'estero nelle ricorrenze di Natale, talvolta per primo inviava auguri su cartelline, bustine, buste con scrittura di pugno, quindi non le faceva qualche volta sì, si vedeva che erano prescritte, ma a volte, io ne conservo alcune, biglietti di auguri scritti di pugno, con la data, la firma, tanti auguri, rivediamoci presto, alcune frasi che delineano ancora una volta la statura di questa persona, di questo professore. Quindi non mi stupisco, e ripeto, ne abbiamo parlato ma molto superficialmente, che lui abbia potuto scrivere qualcosa a qualche studente. Non è stato rivelato nulla di quello che erano i contenuti, ma è un'ulteriore dimostrazione della vicinanza che lui aveva, di questa sua volontà di dare col suo ascendente un miglioramento dell'autostima di tutti gli studenti che frequentavano la sua aula, per rinforzarli proprio dal punto di vista della vitalità culturale. Vi ringrazio, per l'attenzione con quale avete seguito questo dibattito quasi in religioso silenzio, che significa che i temi che ha sollevato il saggio del professor Gaudio hanno stimolato la vostra attenzione, e naturalmente ringrazio Claudio Martelli per averci dato anche questo contributo importante con le sue testimonianze, quella di Cossiga, quella degli incontri con Licio Gelli, e la testimonianza umana molto importante che ci ha reso qui Concezio Berardinelli. Vi ringrazio tutti per questo dibattito intenso del giorno delle Idi di marzo. Grazie.